Appuntamento speciale del venerdì con Obiettivo Lavoro, che sapete vi dà la strada e le informazioni necessarie per percorrerla, per trovare un nuovo lavoro. Oggi parliamo di due altri concorsi banditi dal Ministero della Difesa che riguardano l'Esercito Italiano e la Marina Militare, rappresentate da Giulia Cornacchione, che è maggiore dell'Esercito Italiano, buongiorno, e Valeria Di Manto, tenente di vascello della Marina Militare. Buongiorno. Benvenute, buona festa della donna anche a voi, maggiore. Grazie. Cornacchione. Iniziamo da lei, abbiamo una grafica, cartelli 1 e 2 che ci fanno vedere esattamente che cosa proponete agli italiani in concorso per 129 allievi marescialli. Sì, si tratta appunto di un concorso per l'arruolamento di 129 allievi marescialli dell'esercito che al termine del loro iter formativo diventeranno dei comandanti di plotone, quindi una figura molto importante perché saranno i responsabili del personale alle loro dipendenze con il quale verranno impiegati in missione sia in Italia che all'estero, ma allo stesso tempo saranno anche un importante anello di congiunzione con tutta la linea di comando. Andiamo sui criteri di valutazione, ma anche sui requisiti che bisogna avere, visto che sì, la mansione sarà poi importante per ragazzi giovani, o in realtà ci sono già delle professionalità che richiedete? Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani che hanno un'età compresa fra i 17 e i 26 anni, che sono in possesso al momento dell'arruolamento di un diploma di scuola secondaria che gli permetta l'iscrizione all'università, perché nel corso del loro iter formativo gli allievi conseguiranno una laurea di primo livello in scienze organizzative e gestionali. E, diciamo, questi sono i requisiti fondamentali. Io poi mi permetto di aggiungere che comunque è fondamentale la motivazione, perché al di là degli esami universitari gli allievi saranno anche sottoposti ad un addestramento fisico molto impegnativo, proprio perché andranno a ricoprire un ruolo assolutamente fondamentale, come dicevo. Uomini e donne, chiaramente. Non c'è distinzione di genere. Come si fa a presentare la domanda? Abbiamo visto e stiamo vedendo in questo momento un indirizzo internet abbastanza articolato, ma anche una scadenza, che è il 18 sì, di marzo. Sì, appunto, il concorso scade il 18 marzo ed è possibile presentare la domanda accedendo alla pagina ufficiale dell'Esercito Italiano nella sezione concorsi e arruolamenti. Il concorso sostanzialmente consiste in due prove scritte con quiz a risposta multipla di cultura generale e di lingua inglese, e successivamente si accede ad una fase di verifica dell'efficienza fisica, quindi prove di efficienza fisica ovviamente, e delle verifiche per i test psicoattitudinali. E successivamente il concorso si conclude con un tirocinio di circa un mese che viene svolto direttamente presso la scuola sottufficiali di Viterbo. Bene, allora adesso andiamo per mari, andiamo con Valeria Di Manto a scoprire il contenuto della vostra proposta. Abbiamo due cartelli, il 3 e il 4, li mostriamo ovviamente a beneficio del nostro pubblico per dire che cercate 81 allievi marescialli, anche qui scadenza uguale 18 di marzo. Sì, il concorso è aperto per tutti i cittadini italiani di un'età compresa tra i 17 e i 26 anni, con estensione del limite di età a 28 anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare obbligatorio o volontario. Per la presentazione delle domande, ovviamente direttamente dal portale concorsi online sul sito internet del Ministero della Difesa, sempre entro il 18 marzo. Mi sembra similare sia la richiesta dei requisiti, sia ovviamente la scadenza, ma anche l'approdo. Quale sarà per questi 81 fortunati? Allora, le fasi del concorso sono 5, praticamente. Beh, bello articolato. Sì, sono 5 fasi. E, c'è prima una prova, una verifica delle qualità culturali e intellettive. Dopodiché ci sono gli accertamenti psicofisici, accertamenti attitudinali e prove di efficienza fisica, e in ultimo c'è una prova scritta per la selezione del reclutamento per le professioni sanitarie. Senta, una volta arrivati, diciamo così, a completare anche tutto il percorso formativo, la destinazione finale qual è? Navigazione o si può stare anche a terra? Cioè, ci spieghi un pochino. Allora, il corso che andranno a frequentare tutti i ragazzi e le ragazze risultati idonei a tutte le prove di concorso e che poi risulteranno ovviamente in posizione utile all'interno del numero messo a concorso dei posti,
frequenteranno un corso triennale al termine del quale conseguiranno una laurea presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. E le destinazioni sono ovviamente sia a bordo delle navi, sia negli enti a terra, sia per gli uomini che per le donne non c'è differenza di impiego. Quali sono le attitudini che voi ritenete opportune per fare l'una e l'altra scelta? Perché effettivamente i percorsi sono molto simili, così come lo svolgimento del concorso, date le dovute differenze che abbiamo raccontato. Però scegliere fra esercito e marina, quali sono le differenze? Per l'esercito cosa serve? Io penso che fondamentalmente, quello come dicevo prima, lo spirito di servizio è uguale. Sì, sia la motivazione, credere in quello che si fa e avere la grinta e la forza di superare tutti gli ostacoli. Non penso che ci siano grosse differenze nella scelta dell'uno, forse dipende più dalla propria propensione, da quello che uno aspira a fare successivamente. Però è vero che la vita a bordo, per esempio, sì, di una nave è un mondo un po' particolare, un piccolo mondo ristretto, no? Sì, diciamo che un requisito fondamentale che i ragazzi e le ragazze che presentano la domanda per fare il concorso in marina deve essere anche voglia di diventare un professionista del mare, quindi viaggiare, raggiungere mete lontane, lavorare in un ambiente di lavoro altamente specializzato, a fianco anche di organizzazioni che effettuano missioni umanitarie, sociali, e comunque essere un elemento imprescindibile di un ingranaggio perfetto. Allora, facciamo vedere il cartello numero 4, cioè il posto online dove presentare la domanda, www.marina.difesa.it, per entrambi i concorsi. Ricordiamo 129 posti, se non ricordo male, esatto, per l'esercito, 81 70. Per la marina. La domanda deve essere presentata entro il 18 di marzo. Allora, ringraziamo Giulia Cornacchione, maggiore dell'esercito italiano, Valeria Di Manto, tenente di vascello della Marina Militare. Grazie. E tramite voi auguri a tutte le donne che lavorano nelle forze armate in questo 8 di marzo.